Trovare le parole per commentare l'indecoroso spettacolo visto a Picerno ieri è davvero difficile. Salvare qualcosa impossibile. Vergogna, tradimento e mortificazione sono le parole che forse si avvicinano di più all'amara realtà. Possibile perdere la prima di campionato, ma non così. Così è davvero avvilente e molto molto preoccupante. La colpa è di tutti. Di Michele Pazienza, che tra i tanti errori che commette c'è quello di puntare su un Chicco Paterno in evidente difficoltà fisica, come lui stesso aveva ammesso. Di ogni singolo calciatore, perché nessuno si salva ieri e provare vergogna sarebbe il minimo, della dirigenza che ha il compito di raddrizzare la barca prima che sia troppo tardi. Nell'undici iniziale del Donato Curcio, oltre a Paterno al fianco di Russo, ci sono Rigione in difesa e De Cristofaro Play. Davanti alla difesa, al posto degli squalificati Armellino e Palmiero, Sannipoli a destra, al posto di Tribuzzi infortunato. Nel primo tempo non si vede nulla di interessante, ad eccezione di un colpo di testa di Russo e di Iannarilli, che è pronto su Petito. L'Avellino non è mai pericoloso e propositivo, sulle gambe, poco convinto, mentre il Picerno è pimpante, umile e battagliero. Sullo 0-0 nella ripresa Pazienza inserisce Toscano al posto di D'Ausilio, ma al 65esimo il film da drammatico si trasforma in un vero horror. Pagliai apre le danze, aiutato da un Frascatore in evidente regressione e da uno Iannarilli incerto. 1-0 e Picerno che sale in cattedra, trova il raddoppio, serie di rimpalli con legno colpito e intervento di Iannarilli, arriva Volpicelli sotto misura a siglare il 2-0. Il tecnico dei Lupi si gioca le carte Reda a Nevano, era entrato già Gori e l'olandese sfiora il gol, ma il minimo di speranza riaccesa viene subito spenta da Volpicelli, che sigla la doppietta ed è 3-0 per gli uomini di Tomei, che ringraziano una difesa biancoverde semplicemente imbarazzante. Nei 6 minuti di recupero Gori ha un cenno di reazione che poi si rivela sterile, prima accorcia le distanze con un colpo di testa sul calcio d'angolo battuto da Russo, poi colpisce un palo. È tutto inutile, l'Avellino alla fine viene letteralmente calpestato da Vitali al 95esimo e finisce 4-1 per il Picerno. Al triplice fischio squadra e tecnico vanno sotto la curva, curva che in modo maturo parla a muso duro alla squadra, senza però contestare. Si apre una settimana lunghissima e di fuoco ora. In campo si ritorna lunedì sera al Partenio Lombardi contro il Giuliano. Ritrovare l'onore e la faccia e la parola d'ordine di un gruppo in cui sono già evidenti musi lunghi e divisioni. Un gruppo che si è già giocato un bonus prezioso, disintegrando in 95 minuti pietosi speranze, sogni e gioiose aspettative.